Zio, la conosci? A chi? Antonella Tiriccione, Antonella Tiriccione. Amici di Batista 70 Phone, oggi voglio farvi un attimino vedere come ho personalizzato il mio Magic. Ok, partiamo pure, andiamo nell'ultima pagina. Nell'ultima pagina ho messo il calendario. Calendario molto grande, molto funzionale. L'evento viene evidenziato con un triangolino. Se andiamo a cliccare, ci apre l'evento e ci dice quello che succederà. Sotto troviamo anche il meteo. Molto semplice ma molto funzionale. Nella pagina prima abbiamo gli aggiornamenti del meteo, mi sta caricando. Classico meteo dell'HTC, meteo della giornata con il meteo per i giorni a seguire. L'aggiornamento avviene ogni tot di tempo e il paese viene rilevato dalle celle telefoniche. Qui abbiamo il tab dedicato a Twitter, da qui vado a vedere le notizie da postare poi nel blog. Molto funzionale, l'aggiornamento è abbastanza rapido, avviene in automatico. Di conseguenza tutti questi servizi, se non avete una flat dati, vi costerebbero uno sproposito, ma comprare un telefono Android, un Google Phone senza flat dati, a mio modo di vedere, non è molto conveniente, non è molto funzionale. In questa pagina, nella home, abbiamo il widget 3 con il credito residuo e il traffico residuo, comodissimo widget per attivare il wifi, in questo momento l'abbiamo attivato, altro comodissimo widget per mettere e togliere la suoneria in maniera molto rapida. Qui abbiamo un widget della batteria, segnala la percentuale di carica. Se andiamo a tappare sopra possiamo anche spegnere il display, togliere il wifi oppure spegnere anche il GPS. Tabellino dei messaggi della posta, quando arriva un messaggio alla posta appare il numerino. Gmail, il Gmail, lo scarico della posta è in push, appena arriva viene segnalata come un messaggio. E come navigatore ho installato il Copilot, ho provato anche il Sigic, ma il Copilot è più affidabile, mi trovo meglio. Passiamo nella pagina a fianco, qui abbiamo il Market, Astro non è nient'altro che un file manager praticamente. Andiamo ad aprirlo, ci ritroviamo il nostro telefono, possiamo andare nell'SD card, possiamo prendere, spostare file, fare tutto quello che vogliamo. Molto comodo. Ok, possiamo tornare indietro. Opla. Che è successo? Ok, niente, tutto a posto. Fotocamera, App Manager per gestire le applicazioni, da qui possiamo installarle, disinstallarle. Java Box per utilizzare programmi in Java, ad esempio come Opera 5 Mini che abbiamo visto poco tempo fa. Classico Facebook, secondo me l'applicazione potrebbe essere un attimino migliorata, mi sembra un po' uno stadio iniziale. L'album per vedere foto, video, tutto quello che abbiamo nell'SD. E il tabellino di YouTube per poter vedere i video. Qui a fianco abbiamo i nostri contatti preferiti, si raggiungono molto velocemente. Proseguiamo, pagina dedicata a internet con i nostri tab preferiti. In questo momento ho solo il tab del mio blog e di Google, comunque possiamo aggiungerne quante ne vogliamo e possiamo gestire tranquillamente i segnalibri. Ultima pagina, abbiamo questo task killer, quando abbiamo magari ci accorgiamo che il telefono inizia a rallentare un po', veniamo qui tranquillamente, tappiamo e killiamo i task aperti. Programmino molto bello, interessante, background, da qui possiamo andare a scegliere dei background veramente molto ma molto belli che si trovano in rete, lo scarico è gratuito e avviene in maniera molto molto veloce. Ce ne sono di tutti i tipi, comunque potete vedere questi ad esempio sono molto belli. Penso che prossimamente cambierò la home. Poi possiamo anche associarli ai contatti e fare dell'altro. Bel programmino. Qui ho messo il tab musicale dedicato alla musica. Possiamo scorrere avanti, indietro, vengono illustrate le copertine, basta taggare le foto. Qui sotto abbiamo il widget dell'overclock, non sarebbe necessario perché comunque va già a 528 MHz,
Snap Photo è una macchina fotografica un pochettino più bella con maggiori funzioni. Televideo, questo è il classico televideo Rai. Qui possiamo scegliere le pagine, andare dove vogliamo. 201, fai. Questa pagina non esiste, fortunatissimo. Siamo a pagina 200. Vai. Ok. Siamo nella pagina dello sport. Come vedete è veramente immediato il passaggio. Poi possiamo avanzare di mezza pagina oppure avanzare di una pagina. Niente, si è fissato che non esiste la pagina, vabbè, adesso ci ha portato alla pagina 202, le varie partite. Ok, possiamo tornare indietro. E qui abbiamo un altro programmino molto carino, Soccer Live Scores. Se ci sono delle partite in corso, ci vengono dati i risultati, o comunque le partite, diciamo, della giornata. Simpatico, perché se siamo in giro e vogliamo vedere cosa sta combinando la nostra squadra, possiamo vederlo da qui. Adesso cliccando qui, lui riprende sempre l'ultima parte telefonica, ci porta sempre sull'ultima pagina evidenziata. In questo momento sta killando i vari task, praticamente ci sta liberando un pochettino di memoria. È praticamente come dire un soft reset, un riavvio molto, molto veloce del sistema. Ed adesso in questo caso abbiamo il tab del wifi, andiamo tranquillamente a spegnerlo, ci portiamo nell'ultima pagina e vediamo che è stata liberata molta memoria. In questo momento abbiamo ben 93 MB liberi, infatti la velocità del sistema è molto elevata. Vedete anche la sensibilità, grazie a questa bellissima ROM. E con questo ho concluso, un saluto da Loris, alias Battista 70 per Battista 70 Phone, il nostro blog. Alla prossima, ciao! It's a no man.